Un saluto agli ascoltatori e telespettatori di buona giornata da Mimmo Sera che vi parla della redazione di World News 24. Dunque, è stata una settimana quella che ho appena trascorsa per l'Italia particolarmente ricca, soprattutto anche perché il governo italiano ha deciso di partire per quanto concerne le ripartenze dal prossimo 26 aprile, ma stavolta con un corollario di polemiche con le regioni davvero molto ma molto duro. In sostanza, alcune cose non sarebbero state rispettate, in modo particolare sulla questione relativa alla scuola ed ai trasporti. Ma in questo servizio che abbiamo preparato andiamo a raccontare che cosa è successo nella settimana, soprattutto con il decreto del governo sulle ripartenze. Il governo ha approvato il decreto per la ripartenza per quanto concerne l'emergenza sanitaria a partire dal prossimo 26 aprile, pur con qualche mugugno. Con l'aiuto delle grafiche andiamo a vedere un po' le cose. Innanzitutto i ristoranti e bar all'aperto dal 26 aprile al chiuso dal 1 giugno. Per quanto riguarda le scuole, in presenza sia in zona arancione che in zona gialla. Cinema e teatri chiuso, 500 spettatori all'aperto, 1000. Spostamento regioni tramite una green card. Per quanto concerne lo sport, pubblico tra 300 e 1000 spettatori. Resta confermato il coprifuoco, che tra l'altro è il vero cardine di questo decreto, dalle 22 alle 5, anche perché lo ricordiamo, le regioni avevano proposto lo slittamento alle 23. Dunque, come polemiche della Lega, che dice sostanzialmente non ci si aspettava un decreto più coraggioso. Tra 2 settimane ne dovrebbe arrivare un altro, e se le cose andranno come andranno, ci si augura di poterlo approvare. Ma per questo decreto preveniamo astenerci. Lo scontro è stato molto duro con le regioni che dicono di vedere incrinato il rapporto di collaborazione istituzionale appunto tra governo e regioni. E oggetto è stata anche la condizione legata all'orario del coprifuoco, che come sapete ormai da diversi mesi è in tutto il territorio nazionale alle 22. Le regioni avevano proposto al governo Draghi una posticipazione del coprifuoco a partire dalle 23. Dunque, ci sarebbero dei margini di trattativa, anche se le condizioni non sono affatto semplici. Staremo a vedere gli sviluppi e ve li racconteremo. Per Domenica Italiana, Mimmo Sera, World News 24.